Ragazzi, sono 5 giorni di fotobonifico, non sto più nella pelle. Se qualcuno di voi mi segue anche su Instagram avrà già capito di cosa sto parlando. Domani ci faremo ben 500 km fino a Varese per portarci a casa il nostro regalo di Natale. E francamente direi che dopo tutto ciò che abbiamo passato in questo anno, in questo 2020, anche ce lo meritiamo. My ex proprietario Davide Rescalli lo conosco ormai da più di 2 anni, in quanto avevo comprato un modello identico, in condizioni non proprio ottime, e mi aveva dato grandi consigli. Quest'auto che andremo a vedere domani, mi aspetto di trovarla in condizioni eccelse, anche perché penso, con tutte le foto che ho visto e video, di conoscerla veramente in maniera perfetta. È un prima vernice, è un targhe originali, monta tra l'altro già i 17 a libretto, che è una cosa molto ma molto interessante. E pensate solo alle mie aspettative e la fiducia nei confronti di questa persona per aver fatto un bonifico ad occhi chiusi. Bene, quindi da domani sarà un 4x4 a tenere compagnia alle mie prime serie, uno turbo, la targhe nere e l'87 e la trazione posteriore M3-46, rigorosamente manuale. Ovviamente anche questa è un'auto old school, annata 1990, 2000 turbo, 220 cavalli, di origine 220, avrà qualcosina in più, domani vi elencherò tutte le migliori fatte. Flint Grey dovrebbe essere, non ci metto la mano sul fuoco, ma dovrebbe essere quello il colore, e trazione integrale. Non è l'integrale che credete voi, purtroppo quella l'ho venduta 5 anni fa, il mio più grande rimpianto. Comunque, quella che ci porteremo a casa domani è, a mio modesto avviso, una delle berline sportive più emozionanti e performanti a cavallo tra gli 80 e i 90. Vorrei darvi molte più indicazioni, ma domani mi aspettano 470 km circa, quindi ne avrò da dire. Adesso però andiamo a sgranchire un po' le gambe a questa prima serie dell'87. A domani! Bene ragazzi, giorno tanto atteso è arrivato, lui sta morendo da ridere, non vedevo l'ora che suonasse sta benedetta sveglia. Adesso facciamo il pieno, e direzione? Venezia mi sembra. Venezia maestra, vabbè lasciamo stare. Partiamo e ne vedrete del belle. Credo sarà un viaggio molto 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 lungo, 442 km e siamo in colonna. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Bravo, bravo, bravo. Direzione Vergiate, cosa dicevi? Che montagna abbiamo là? È un Monte Rosa. Monte Rosa. 4624 metri. Porca miseria, abbiamo anche Piero Angela con noi. Esatto, e da qualche parte dovremmo vedere pure il Monte Bianco, però. Adesso stiamo girando dall'altra parte, quindi dubito. Adesso usciamo qua intanto. Siamo arrivati a Leggiuno. Siamo fiduciosi che la macchina esista, ecco l'ex proprietario ormai. Ma non l'abbiamo ancora vista. Ma non l'abbiamo ancora vista, quindi speriamo bene. Speriamo che ci sia. Nel frattempo ci facciamo un'insalatina. Salute a tutti. Salute a tutti. Ci aggiorniamo. Siamo finalmente arrivati e mi sa che l'auto c'è sul serio. Nel frattempo cosa carichiamo di bello? Abbiamo un po' di materiale? Abbastanza. Abbastanza. Cosa abbiamo? Cerchioni? Sono tutti scatoloni vuoti. Tutti vuoti? No, qualcosa di buono c'è qui dentro, dai. Ok, serbatoie. Abbiamo serbatoie, abbiamo cerchioni. Poi quando arriviamo a casa facciamo una buona lista. Boh, non perdiamoci in chiacchiere, adesso iniziamo a caricare. Serbatoi caricati. Qua abbiamo frizione originale perché monta là. 6 petali. A 6 petali della Valeo. Sempre della Valeo. Ottimo. Chiudo i freni originali. Fantastico, adesso perché monta impianto Tarox. Fantastico. Pianto Tarox con le tubi in freccia. Ottimo, che fra poco lo vediamo. Molto, molto, molto bene. Qua abbiamo l'assetto originale del Sierra, quelle posteriori, ammortizzatori anteriori, perché adesso monta un assetto Gaz Gold. Che è il top, mi sembra. Che è il top, la Gaz. Che tra l'altro avevo montato anch'io il Gaz nella mia ex Sierra. Però quello base a 400 euro, questo è quello da 1400, regolabile, a ghiera. Regolabile, a ghiera. Ottimo. Poi abbiamo i suoi cerchi originali, mai riverniciati. Prima vernice, possiamo sono dire. Solo, prima vernice, sono solo praticamente sporchi di polvere. Ma che figata, mostra l'anno. Annata, annata, annata. L'anno, dot
Qua, 09. 09, ma... 2009. Va bene, insomma, sono belli, belli morbidi. Poi... che tengo... mamma mia, mamma mia. Bene, non si dice cosa faremo, ma... E qua siamo al completo. Siamo al momento più atteso in assoluto. E adesso apriamo questo benedetto garage. Prego, signor Togamè. Vadi. Penso di conoscere questo, questo garage quasi meglio del mio, di quante foto e video ho visto da tempo. Mamma mia. Ecco la sua Ford Sierra. Tanto Ford Sierra Cosworth 4x4. Non è detto. Dai, non è detto? La sminigoniamo? La sminigoniamo. 3, 2, 1. Che spettacolo. Guarda qua, guarda qua. Ma che spettacolo. Abbiamo il pinnone. Abbiamo il pinnone 88, quindi abbiamo un posteriore. E qua presumo sia un 4x4. Sì, i cerchioni sono quelli. Ecco la mia del 91, aveva questi cerchi qua, qui coprimozzi qua. Testa verde tra l'altro, ma qui abbiamo un testa rossa. Blocco 200, giusto? Blocco 200. Quindi quello più robusto. Mamma mia. Finiamola, guarda. Di sminigonnarla. Finiamola. Come l'hai? Beh, ragazzi, sapevo che era perfetta, ma porca miseria. E come te l'aspettavi? Io direi meglio. Sei rimasto senza parole. Wow. Tocca tirarla fuori. Sto. Abbiamo uno scarico completo. Scarico completo dalla turbina al finale Mangus. Mangus. Cerchioni. Con pomotiv da 17, vai, spettacolo. Gomme semi-slick. Impianto frenante Tarox, come detto. Mamma mia, in condizioni veramente incredibili, eh. Passiamo alla parte più interessante. Wow, ma senti come gira, ma senti come gira un po', con la lume aspetta che finisce, ma tutto si crea con la cosa, è ovvio, classico, classico, tutti vengono, come dicevo, basamento in ghisa, è sempre da controllare al dosso del secondo cilindro la dicitura o 200 o 205. La prima serie pinnone e le posteriori montavano il blocco 205. La 4x4 solamente in certi esemplari montavano già 205, ma già rinforzato. Questa è il blocco 200. Abbiamo cavi candele in silicone, filtro BMC a pannello, bonalume, wastegate perché ha una mappa, qualcosina in più, ma è interessante, vedete, guardate, guarda la traversa. Prima vernice, la sua aria condizionata originale, primissima vernice, guardate i sigilli, perfetti, perfetti. Passiamo agli interni. Ah, una cosa interessante da non dimenticare, lo splitter sotto dell'RS500, pagato 350 euro. Mamma mia, spettacolo. Guardate le condizioni di questo Sierra. Tutte le Sierra, la maggior parte, era classico che lo Sky si ritirava, infatti nella mia precedente avevo rifatto tutto il pellame, sia l'anteriore sia il posteriore. Guardiamo il baule. Beh, diciamo che di sound basta e avanza questo. Ho lasciato dentro anche questa roba. Guardate le condizioni, qua erano solite trafilare acqua, l'acqua ristagnava e andavano marce. Cioè, le condizioni sono veramente, veramente impeccabili. No, ma è impressionante la carrozzeria. Questo è il blocco della pompa benzina nel caso di tamponamento. Se quante persone sono rimaste ferme perché quello non funzionava. Guardate le condizioni sotto
Addirittura abbiamo il terminale bendato, onde evitare rovini e paraurti. Wow, spettacolare. Volante a calice. Sono originali, manometro montato successivamente, tra l'altro senza bucare nulla, fantastico. Abbiamo addirittura le 100 lire del primissimo proprietario, che di certo non le tolgo io, siccome porteranno sicuramente fortuna. Penso i sedili posteriori siano i sedili più comodi in assoluto. Cielo originale, non cadente, pianale posteriore, idem. Io quasi quasi una pennichella quale farei. Originali. Le condizioni, tutta su Powerflex. Tutta su Powerflex. Non trasuda un goccio d'olio. E adesso non ci rimane che tornare a casa. Quasi montato tutto, cosa c'è qui dentro? Abbiamo il suo volante originale, integro, condizioni pare un nuovo. E adesso purtroppo ci tocca rientrare in Friuli. Ci aspettano 5 ore di viaggio. A malincuore. Però... Ma è sempre piacere trovare appassionati e amici. Soprattutto. Prima di rientrare a casa però ci fermiamo da Stefano a Milano, perché anche lui ha una macchina molto interessante. Ciao, ciao piccola, ciao Sonny. Casa, ma prima di arrivare in Friuli abbiamo fatto una tappa a Milano dal nostro caro amico Stefano Felicetti, Milan Optics, proprio a Milano. Lui, tu sei il soggetto, pensate, che avrebbe dovuto acquistarmi la mia M3 36 blu, fantastica, stupenda, ti sei perso un bel stupenda. Pezzo, però comunque hai portato a casa un pezzo molto interessante, perché si parla sempre di un 3000, prima serie 36, 286 cavalli, esatto. Del 93. Del 95. 95, targa 95. Originale. Targa originale. E credetemi, pazzo più di noi. Collettori, cosa hai preso adesso? Ho messo centrale della Exhaust, il finale Super Sprint Race e adesso ho appena collettori. Preso il collettore sempre Super Sprint. Pazzo, ma c'è, sono gente pazza. Vabbè dai, fra poco ripartiamo, direzione appunto Udine, ci aspettano 4 orette con la nonnetta. Sarà un piacere, sì. Sarà un piacere, sì, boh, ma farle a 100 all'ora, insomma, anche è un piacere, è comunque un piacere. Ci sono dei dossi qua a Milano che mi sono troppo piaciuti, però insomma faremo il possibile. Manca un'ora per arrivare a casa, è buio pesto, siamo in autostrada, la luce non è dei migliori, ma dobbiamo accontentarci. Alcuni di voi, siccome ho pubblicato delle storie su Instagram, mi hanno già chiesto come mai ho deciso di ricomprare un'auto che ho già avuto. Beh, per il semplice motivo che, per quanto mi riguarda, il motore Cosworth, questo motore qua, è uno dei migliori in assoluto
a livello di corposità, a livello di affidabilità, a livello anche di emozioni a cavallo tra gli 80 e i 90. Ma poi, come ho detto, soprattutto perché so chi l'ha avuta e non ho mai visto un Sierra Cosworth tenuto in queste condizioni, nonostante ormai gli oltre 30 anni sulle spalle. Spero questo video vi sia piaciuto, spero di essere riuscito ad emozionare qualcuno di voi, perché alla fine è un po' per condividere anche con voi l'emozione e ciò che si prova, e soprattutto ora, in questo periodo storico dove l'elettronica fa da padrona, i controlli eccetera eccetera eccetera, l'emozione ancora dell'analogico, di salire su un'auto e sentire il profumo degli interni, quel profumo di benzina in combusta, perché stiamo parlando in questo caso di un'auto Euro Zero non catalizzata, e soprattutto anche l'adrenalina che questo tipo di auto trasmettono, data anche la poca confidenza che ti danno. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, continuate a seguirmi su questo canale, seguitemi su Instagram, se avete delle domande da fare non fatevi problemi, datemi un po' di tempo perché ho diverse richieste, ma cercherò di essere più esaustivo, chiunque abbia delle domande anche da farmi. Ora non vedo l'ora di essere a casa, metterla sotto il telo assieme alle due, come dicevo, MK1, all'M3 manuale, e a studiarla fino in fondo nei prossimi giorni. Un abbraccio!